E bentornati e benvenuti su GoItalia. Andiamo a fare questa missione uno sguardo al futuro, cioè il continuo, la missione precedente, temo, credo, gli altro. Quindi, come sempre, andiamo, let's go, vai! Ehi, pare che Kondo e gli altri abbiano cambiato vita. Stanno facendo un ottimo lavoro con la suddivisione dei reggimenti. È incredibile quanti abili combattenti siamo riusciti a riunire. Ora è compito mio capire come impiegarli al meglio. Comunque, è ora di dirigersi verso Kyoto. È tutto pronto? Ok, quindi in realtà va bene. Io credo che avevamo fatto tutte le missioni. Andiamo a Kyoto. Quindi sì. Sì. E allora andiamo. E quindi comincia un nuovo capitolo. I Roshigumi, diretti a Kyoto per proteggere lo Shogun, partirono da Edo con numerosi combattenti agguerriti tra le loro fila. Intanto, anche le forze anti-shogunato erano partite da Edo alla volta della capitale per anticipare il nemico mortale. Come vuoi, samurai! Mi spiace, noi non negoziamo! Come osate pretendere un pedaggio? Il clan Choshu ha degli affari urgenti alla corte imperiale. Fateci passare! I vostri affari non ci interessano neanche da lontano. Se volete andare a Kyoto, prima dovrete sborsare un bel po' di denaro. Aia. Aia. Porca miseria. Se solo avessero collaborato. Sembra che neanche i samurai siano all'altezza dei nostri ragazzi, eh? Aspetta che provino a passare di qui dei nobili. Stiamo per diventare ricchi. Oh, grande nemico ci aspetta, porca miseria. Che dice qua? L'avete saputo? Pare che un gruppo di criminali abbia occupato il posto di blocco. Lasciano passare la gente di sera, ma non senza prima pagare. Ah già. Potremmo farci strada con la forza, ovviamente. Ma loro sono in tanti. Rischiamo di perdere elementi validi. Anche Genzui e i suoi dovrebbero essere al posto di blocco di Ejiri. Potrebbe essere l'occasione perfetta. Dunque, gli uomini dei Choshu sono al posto di blocco proprio ora. Che ne dite di collaborare per spazzare via quei criminali? Cosa? I Choshu, hai detto? Quelli che tramano contro Sua Eccellenza? Esatto. Se venissero eliminati anche loro, concluderemmo due affari in uno. Ah, non male. Vado a proporre l'idea. Ti conviene venire con me? Che posso dire? Sono un genio, no? Non mi sembra un gran piano, scusate, abbiate pazienza. Se è questo che pensi, allora non hai capito qual è il mio vero obiettivo. Ah no? Vuoi fare da intermediario? Indovinato! Ah, come okay. Se mi avessi letto la mente. Eh beh, non dove esclusione. Funzionerà alla perfezione, vedrai. Ok, vabbè. Dai, andiamo. È vicino. Dunque, qua nevica. Città di montagna. Scenario bello comunque. Attenzione. Guarda chi si rivede. Eh già. Da quanto tempo? Ditemi, cosa fate ultimamente? Beh,
Per farla molto breve, ci siamo uniti ai Roshigumi. Ma siamo bloccati qui grazie a quei criminali. Ho la sensazione che abbiamo tutti lo stesso problema. Quindi, che ne dici di fare squadra e dare loro una bella lezione? Kiyokawa, dai, dai. Capo dei Roshigumi, al tuo servizio. Devi essere Kogoro Katsura, maestro dello Shinto Munerryu. La tua reputazione ti precede. Mi allerei molto volentieri con te. Già. Ah, quindi tu sei Hachiro Kiyokawa, dello Hokushin Itoryu. Purtroppo non accetto di collaborare con lo shogunato. Oh, quante sottigliezze! Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo remare insieme. Esatto, che senso ha negare tutti quanti? D'accordo, va bene. No, ahimè non ho idee migliori. Non voglio certo perdere degli uomini qui. Ascolta, tu vai a chiamare Shinzaku e Genzui, va bene? Ok. Non vorrei iniziare a combattere senza di loro. Shinzaku ha detto che voleva andare a indagare dalle parti della bisca del posto. E Genzui è appena andato via. Non vogliamo insospettire quei delinquenti. È un compito che richiede discrezione. Quindi tu sei la persona più adatta. E nel caso peggiore, se a quei due non interessa unirsi a noi, dovremo semplicemente combattere con gli uomini che abbiamo già. Ok. Va bene. Dobbiamo liberare il posto. E poi qua potremmo tornare indietro. Vedete? Ci rincontriamo. Nel testimone. Ok, vedete che possiamo. Diciamo tornare indietro. Insomma, vabbè. Quindi. Ok. Però io credo che abbiamo fatto tutte le missioni. Sbloccato quasi tutto. Beh, però. Al di là dei dialoghi che aggiuntivi qui. Pare che ci abbiamo. Sia uno straniero ad addestrare i soldati dello shogunato. Se hanno risorse per quello, dovrebbero occuparsi di questi criminali. Ok. Lasciare che i criminali occupino una delle sue stazioni di posta. Non penso. I vestiti non mi piacciono, però sono quelli più potenti che abbiamo in questo momento. Possa cadere più in basso. Ok. Non trovi? Vabbè. Allora. Ah, ok. Ah, vabbè, ancora tutto. Non lo so, sinceramente. Vabbè, andiamo avanti. Ehi, guarda chi c'è. Dunque, sappiamo già come conviene colpire? I miei uomini sono agguerriti e pronti. Ordinerò di sferrare un attacco frontale. Obiezioni? Pochino. Se voi colpite frontalmente, noi faremo il giro per sferrare un attacco a sorpresa da dietro. È meglio se non combattiamo gomito a gomito. Molto bene. Neanche noi ci fidiamo appieno dei vostri uomini. Hai la totale libertà di scegliere a chi unirti. Tu e Katsura vi conoscete da tempo, dopo tutto. Ora, che ne pensi di andare ad affrontare quei criminali? Salta frontale? Bene, ma non essere troppo arrogante. Ora, a chi ha intenzione di unirti? Mi fa piacere sentirlo. Conteremo su di te. Che emozione far parte di questo gruppo. No, non temere. Darò tutto me stesso. Pronto.
Non hai una bella cerchio? Ho capito. Quasi. Vai, buttato in eccesso. Andiamo, colpiamo, colpiamo. Oh no, grazie. Non posso farci niente. Vedo che sono tosti. Ma non importanti, anzi. Occhio, lo sta. Yes. Un attimo. Yes. Pure i cani stanno qua dentro, un casino. Dove state? Via la testa! Via la testa! Ok. Non ho solo capito come laggiù. Dove vai? Penso dobbiamo passare di qua. Sì, esatto. Non so, non vedo un casino. Come vado di là? Penso che devo salire. Esatto. Che c'era, infatti non ho proprio cagato. Esatto, da qui saliamo, non lo so, il problema è che devo andare dall'altra parte e non vedo come. Forse da qui a lì, però non lo so. Fate un po' così. Non è proprio chiaro dove andare. Torniamo indietro di qua. Non
No, qua addirittura ci sono dei... No, di qua, a posto. Qua la strage. Cazzo. Ma no. Ma come? Ehi, non hai una bella cera. Ho capito perché mi hanno massacrato di colpi. Era lui il colpevole, figlio di... Ma te sei permesso, imbecille? Boh, vai. Ok, dobbiamo andare di là e quindi... Ok, ci siamo. Opla. Vai da qualche parte. Non passerai da qui. Dici? Io dico di sì. Ma ben preciso questo strumento che non avete idea. Oh, mamma mia. Ma oh. Porca Eva, ma ha fatto il culo in 2 secondi. 2. Stai cercando l'amore. Beh, sta diventando... Non dovresti prenderle così a questi uomini. Sono sopravvissuto a cose molto peggiori, sappi. Vai. Così imbarazzante. Al diavolo! Sto qua al culo, a stronzo. Ale, grande. Livellare mi ha aiutato. Ottimo lavoro. Combattere per i Joshua ha tirato fuori il meglio di te, senza alcun dubbio. Ah, anche se siete un branco di ribelli traditori, sapete come si combatte, devo ammetterlo. Pensavo che i tuoi uomini fossero solo leccapiedi e buoni a nulla, ma ammetto che hanno un buon potenziale. Dunque, dato che ci siamo occupati dei criminali, perché non lasciamo da parte le differenze e festeggiamo? Davvero un ottimo piano. Per il momento, beviamo e facciamo festa. Sì, sì. Tu verrai con noi, vero? Mi sa proprio di sì. Ma prima non dovevo parlare con... Infatti, domanda. No, pare che stia andando a Kyoto da solo. Immagino sia in ritardo per qualcosa. Vabbè. Te lo meriti decisamente. Te Fujiyama. Ah, ecco. Vado. Ma so che sta ubriaco, Marcio. Oh, tu sì che sai come si beve. Che ne dite di una virile gara di bevute? No! Virile? Armiamoci con le... Beh, se insisti, mia cara. Sei davvero adorabile, sai. Oh, tu sai come si beve. Non trattenerti, bevi, stai delizioso. Ehi, che ci fa un escursionista con una birra? Butteremo fuori gli stranieri, ma non le loro bevande. Campai! Ci sono anch'io! Campai! Campai, campai! Grazie, grazie. Sembra che sia...
pensi al prossimo? Ehi, non sia una bella soddisfazione, intesi? Beh, a dire il vero, mi aspettavo che i tuoi Roshigumi fossero già qui. Paziente, sei troppo ansioso. I Roshigumi stanno andando a Kyoto, te lo assicuro. Ciò che accadrà dopo non possiamo saperlo. Lo sapevo. Sappiamo entrambi che vuoi indebolire lo shogunato dall'interno. Forse. Ma che fare di tutti quegli abili guerrieri? Le loro abilità potrebbero tornare utili in svariati modi. Sapevo, non bastardone. In ogni caso, dipende dalla strada che sceglierai. Aspettiamo una risposta positiva. La cultura di questa nazione è ancora degna di grande ammirazione. Se solo potessi dire lo stesso per la sua gente. Un vero peccato. Altro evento tragico, sicuramente. Se qualcuno si è accorto del suo doppio gioco, maledetto. Oh, hai capito? Con la protezione dei Roshigumi che lo precedevano, lo shogun Yoshinobu Tokugawa giunse sano e salvo a Kyoto. Ma la capitale era terreno fertile per l'insurrezione e i samurai rivali lottavano tra loro, pensando solo ai propri scopi. Siamo arrivati al 1864. Strane alleanze, trofeo guadagnato. Episodio principale, importante, la trama di Rise of the Ronin. Signore, girano delle voci terribili. Si dice che Hachiro sia morto e che fosse segretamente coinvolto con la fazione anti-shogunato. Mi dispiace dirlo, ma è tutto vero. Aia. Hanno trovato il corpo in città la scorsa... Ciro! No! Ciro! Oddio, Ciro! Non può essere. Portava un messaggio per i ribelli di Kyoto. Voleva vendere i servizi dei Roshigumi al migliore offerente. Ok. Hachiro, tra tutti, con quelli dell'antisciogunato. Che serve? Sappiamo chi l'ha fatto fuori. Non ancora. Il che mi fa pensare. Chiunque abbia aiutato Kiyokawa a comunicare con l'altra fazione potrebbe essere un membro del nostro gruppo. Ora che ci penso, non è stato proprio Kiyokawa a far entrare voi due nei Roshigumi. No, però... Giusto. Su via, Kondo. Non penserai che siamo noi i traditori, vero? Scusate, non avrei dovuto dubitare di voi. Capitemi, sono un po' scosso dalla situazione. Certamente. Senti, Kondo non è stato l'unico a mettere in dubbio la lealtà dei suoi compagni. C'è molta irrequietezza, proprio come temevo. Se restiamo a Kyoto, la situazione ci dividerebbe. Sì. Per questo lo shogun ha ordinato di tornare a Edo. Ok. Adesso? Non posso accettare degli ordini così improvvisi. Ma no? Abbiamo dei ribelli tra le fila e dovremmo andarcene come se niente fosse. La nostra priorità non dovrebbe essere proteggere Sua Eccellenza mentre è a Kyoto. Effettivamente. No, metteremmo solo a repentaglio la sua vita. Se un traditore non si avvicinasse allo shogun, sarebbe un disonore. Tra non molto convocherò tutto il gruppo. Nel frattempo, cerca di calmarti. Dovete tutti pensare a una strategia adatta alla situazione. Allora, abbiamo tutto l'ama mezzaluna e... Ok, con la scisma dei... Lo scisma dei Roshigumi imminente, è giunto il momento di scegliere con chi schierarti. Decidi con Ryoma da chi parte. Oh, porca miseria. Non lo so. Vedremo, ragazzi. Vedremo. Lo vedremo alla prossima.
Alla prossimo episodio, un chi schierarci. Vabbè, questo è un problema, ma lo vedremo al prossimo episodio, come sempre. Saluto da Italia. Ciao!